Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di politica con la consegna delle liste per quel che concerne le prossime elezioni politiche. Bene, il leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è candidata al collegio uninominale L'Aquila Teramo, lo conferma in una nota il segretario regionale abruzzese di Fratelli d'Italia, Etelvardo Sigismondi. I dirigenti, militanti e amministratori di Fratelli d'Italia dell'Abruzzo hanno promosso un appello al presidente Giorgia Meloni per scegliere il collegio uninominale dell'Aquila e siamo davvero onorati che il presidente Meloni abbia confermato l'affetto per l'Abruzzo raccogliendo la nostra proposta. Questo ha riferito Sigismondi. I vertici abruzzesi hanno presentato stamani le liste in corte d'appello all'Aquila. Al Senato capolista è proprio Etelvardo Sigismondi, coordinatore regionale, poi Marilena Rossi, Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo, alla Camera dei Deputati, capolista Fabio Roscani, poi Rachele Silvestri, Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino e la marsicana Benedetta Fasciani. Per l'uninominale alla Camera, collegio L'Aquila Teramo, appunto Giorgia Meloni, collegio Pescara Costa Teramana, il capogruppo in Consiglio regionale Guerino Teste, poi all'uninominale Senato Guido Liris, assessore al bilancio della Regione Abruzzo. E poi per quanto riguarda la Lega, siamo sempre nell'ambito del centrodestra, il capolista alla Camera dei Deputati è Luigi Deramo, deputato uscente e coordinatore regionale del Carroccio, poi al secondo posto nella lista Laura Ravetto, 51enne di Cuneo, parlamentare uscente, poi Antonio Zennaro, 39enne di Padova, deputato uscente della provincia di Teramo e quindi Maria Rita Carota, assessore comunale di Pescara. Al Senato il capolista è Vincenzo D'Incecco, capogruppo in Consiglio regionale del Carroccio, poi la consigliera regionale Sabrina Bocchino e quindi il direttore generale di ARAP Antonio Morgante. E quindi per quanto riguarda Forza Italia alla Camera, il capolista sarà Nazario Pagano, che è senatore uscente, nonché coordinatore regionale di Forza Italia. Al secondo posto l'imprenditrice teramana Francesca Persia, poi il consigliere regionale di Valore Abruzzo Simone Angelosante e quindi Consuelo Di Martino. Al Senato il capolista è Lorenzo Sospiri, attuale presidente del Consiglio regionale. Al secondo posto Maria Luisa Ianni e poi Daniele Damario, assessore regionale al turismo. All'Abruzzo i vertici nazionali non hanno attribuito il collegio uninominale ritenuto un posto blindato. E poi ancora presentate le liste in Abruzzo di Noi Moderati, Noi con l'Italia Maurizio Lupi, Italia al Centro con Toti e Coraggio Italia Brugnaro UDC. Al proporzionale alla Camera dei Deputati il capolista è Daniele D'Angelo, poi Manuela Fini, Antonello Antonelli e Maria Stella Dorazio. Quindi al proporzionale al Senato, capolista Andrea Maria Colalongo, poi Chiara Mancinelli e Francesco Saturni. Per quanto riguarda il terzo polo, nato dalla fusione, se così possiamo dire, tra Azione e Italia Viva, nel plurinominale alla Camera, capolista è l'ex parlamentare Giulio Cesare Sottanelli, seguito da Roberta Dell'Aguzzo, Riccardo Giampiero e Massimina Erasmi. All'uninominale Camera, presso il collegio Pescara Teramo, c'è Roberto Quercia. Al collegio di Chieti Gaetano Luigi Fuiano, al collegio L'Aquila Teramo Emanuela Pistoia. Plurinominale Senato, capolista è Camillo D'Alessandro, deputato uscente di Italia Viva, poi al secondo posto Nausica Cameli, al terzo posto nella lista Alfredo Chiantini. All'uninominale Senato c'è Gianfranco Giugliante, ex assessore regionale ed ex presidente di TUA. Cambiamo ora decisamente pagina, prosegue senza sosta la demolizione delle tre palazzine di Via Lago di Borgiano a Pescara. Questa mattina presso il cantiere i componenti della Giunta Masci per fare il punto sui lavori. Paolo Renzetti. Proseguono a Pescara senza sosta i lavori di abbattimento delle tre palazzine pericolanti di Via Lago di Borgiano nel quartiere Rancitelli. Questa mattina gli operai hanno provveduto alla demolizione del tetto di uno dei tre stabili. Ai lavori ha presenziato l'assessore comunale Isabella Del Trecco.
un inizio di cantiere con un inizio di sgombero più che di demolizione. Questa mattina ci sarà una parte di demolizione vera e propria, quindi cominceremo veramente a vedere con i nostri occhi un pezzo di fabbricato che va via e a seguire anche tutto il resto, per far sì che si potrà dare ai residenti, come giusto, una piazza e uno spazio adeguati. Un esempio di vivibilità, perché dovrà essere una piazza dove sicuramente ci sarà del verde, ma dove ci sarà la possibilità di vivere, di confrontarsi e di passeggiare, di trascorrere del tempo, quindi dai bambini agli anziani tutti avranno uno spazio e non tutto questo cemento per poter vivere in maniera sicuramente più sostenibile. Può scendere, via. Il presidente dell'ATER di Pescara, Mario Lattanzio, è entrato nel merito dei lavori parlando di tempi e costi. Entro 3 mesi dovrebbero completarsi i lavori, permettendo poi, se ci sono interruzioni dovute non a cause normali, cioè nel senso è un lavoro particolare, quindi può succedere di tutto, spero di no, che si rispettano i tempi. Oggi inizia proprio la vera demolizione con la pinza. Quindi si cominciano a smontare i solai, le varie travi, i pilastri, e quindi questo sarà ripetuto poi anche sugli altri 2 edifici. Quindi è un lavoro che avrà il suo compimento tra i 3 mesi che avevamo previsto per capitolato. I costi? Allora, tutto il progetto è 1.350.000, compreso di spese tecniche, IVA e i lavori. La società che si è aggiudicata la gara è di Gubbio e quindi niente, si stanno realizzando nella programmazione che avevamo previsto, quindi per Pescara penso che è una cosa positiva, anche perché qui poi si creerà una piazza al servizio di tutta la zona e si riqualificherà la zona stessa. Complice l'apertura dei musei nazionali e le iniziative messe in campo dall'amministrazione, il bilancio del turismo estivo a Chieti ha un segno positivo, merito anche del turismo culturale. Serenia Secondi. È di circa un 30% in più rispetto allo scorso anno, allo stesso periodo di agosto dello scorso anno, l'introito di somme nelle casse comunali dovute al turismo. Quest'anno, fortunatamente, grazie anche all'apertura dei musei nazionali sotto Ferragosto, Chieti ha visto davvero dei numeri importanti che derivano dal turismo. Sì, sono molto soddisfatto del lavoro corposo che ho messo in campo e abbiamo messo in campo come assessorato alla cultura e al turismo in questi mesi passati, che hanno dato oggi questi frutti significativi grazie a una collaborazione e un dialogo costante con la direzione regionale dei musei, e quindi voglio ringraziare la direttrice Federica Zalabra, perché grazie a una convenzione che abbiamo stilato abbiamo consentito di disporre del personale percettore di reddito di cittadinanza, le cosiddette unità PUC, che sono andati in ausilio al poco e ridotto personale museale oggi disponibile tra le 2 strutture nazionali a Chieti. E grazie a questo ausilio siamo riusciti a potenziare le aperture, soprattutto nel fine settimana, dove mattina e pomeriggio, venerdì, sabato e domenica, i musei nazionali sono stati aperti, oltre il mercoledì mattina dedicato alle visite organizzate e guidate, e questo soprattutto con l'apertura di Ferragosto ha dato concreti benefici sulle strutture ricettive, sul commercio cittadino e soprattutto sulle presenze, che hanno generato questo maggior gettito di tassa di soggiorno per un potenziamento dei servizi legati al turismo. C'è stato turismo proveniente dall'Italia, ma tanto soprattutto dall'estero. Sì, tanti turisti anche dall'estero, gruppi di chiaramente turisti che hanno organizzato delle visite guidate. Siamo molto soddisfatti perché Chieti deve ripartire dalla cultura e dal turismo, perché è un patrimonio immenso. Cosa bolle in pentola per la stagione invernale? Qualche anticipazione la possiamo dare? Sì, per la stagione invernale la volontà è sempre quella di puntare a questo turismo culturale, anche con il progetto 3, devo dire che sta avendo un ottimo riscontro, il progetto compartecipato e patrocinato dall'amministrazione portato avanti da Confesercenti, progetto Teatri Vivi Emozionando, con un abbinamento di visite legate appunto al turismo culturale, al turismo religioso, ma anche appunto alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico della città e della nostra regione.
Bollettino Covid odierno, sono 524 i casi positivi al coronavirus registrati in Abruzzo e sono emersi dalla diagnosi di 199 tamponi molecolari e 1299 test antigenici per un tasso di positività pari al 35%. I nuovi casi provengono 87 dalla provincia dell'Aquila, 147 da quella di Chieti, 152 da quella di Pescara, 95 da quella di Teramo, 25 da fuori regione, mentre per 17 sono in corso accertamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi di età compresa tra 77 e 98 anni, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Sale così a 3.613. Nelle ultime 24 ore sono 711 i dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi scendono a 25.133, meno 194 rispetto a ieri. 182 i pazienti ricoverati in area medica, più 14 rispetto a ieri, 7 in terapia intensiva. Il dato rispetto a ieri è invariato. La stazione ornitologica abruzzese critica la regione Abruzzo che non rispetterebbe nell'ambito della nuova stagione di caccia i vincoli dell'Unione Europea. Vediamo il servizio. De Sanctis, tempo di caccia, ci sono delle date, ci sono anche dei vincoli dell'Unione Europea e voi insomma attraverso un comunicato avete contestato alcune specie di caccia che la Regione Abruzzo ha autorizzato e che non rispetterebbero questi vincoli dell'Unione Europea. L'Unione Europea chiede di non permettere l'attività venatoria in due periodi dell'anno in particolare, su alcune specie ovviamente, e cioè il periodo della riproduzione, quando ci sono addirittura i pulcini nel nido, e è ovvio che l'Unione Europea dice non sparate agli adulti che devono alimentare quei pulcini, e poi nella stagione di migrazione preriproduttiva, cioè quando gli adulti che hanno passato l'inverno devono partire per andare a nidificare. Ecco, in questi due periodi non si può cacciare invece in Abruzzo la regione consente di cacciare il colombaccio anche a ottobre, che è il periodo riproduttivo secondo l'Unione Europea, poi ci sono dei documenti tecnici dell'Unione Europea che dicono quali sono queste date, diciamo così. E poi il tordobottaccio 10 giorni in più a gennaio, il germano reale 20 giorni in più a gennaio, queste sono le scelte della regione. Quindi noi riteniamo che insomma, sia stato fatto un grave errore, perché per correre dietro ai cacciatori, diciamo, ne fanno le spese specie che sono patrimonio di tutti. E poi in realtà la Regione Abruzzo consente anche l'attività venatoria a specie molto rare nella regione, come il frullino e il codone, che è una specie di anatra, e poi anche su specie che stanno in forte diminuzione, come l'allodola e la coturnice. Le analisi del campione prelevato sabato pomeriggio dalle acque del fiume Pescara hanno rilevato la presenza di una miscela di gasolio e di frazioni di idrocarburi più pesanti, olicombustibili o bitumi. L'auspicio, ha detto il direttore di ARTA Maurizio Dionisio, è che l'interessamento del tratto di Porto Canale e la quantità degli inquinanti non pregiudichino la qualità del mare e quindi delle acque di balneazione. Attendiamo fiduciosi gli esiti delle analisi previste per la giornata di domani. E sulla vicenda ascoltiamo la dura presa di posizione del sindaco Carlo Masci. Qui siamo alla recidiva, perché l'anno scorso nello stesso giorno è successa la medesima cosa, qualcuno evidentemente pulisce serbatoi in prossimità delle ferie ferragostane e invece di scaricare il liquame o comunque il catrame nelle procedure previste per legge, scarica direttamente nella rete fognaria, e quindi la rete fognaria con questi liquidi oleosi va anche in tilt, e alla fine questa chiazza ce la ritroviamo sul fiume. Io mi auguro che chi ha fatto questa azione venga assicurata la giustizia, perché queste cose sono veramente vergognose, perché danneggiano l'ambiente, perché danneggiano la collettività, perché comunque sono atti che, oltre a essere fuori dalla legge, hanno anche una sorta di negatività in sé per la collettività. Quindi mi auguro che veramente chi è responsabile sia
punito e soprattutto si è individuato. Poi la chiazza oggi mi dicono che è sul porto, non è arrivata in mare, l'autorità portuale di sistema portuale che è competente per il fiume e per l'area portuale è intervenuta, so che stanno operando con le azioni di bonifica, quindi mi auguro che siano compiute in brevissimo tempo e soprattutto che quella chiazza oleosa non arrivi al mare, che noi abbiamo puntato molto sul mare pulito, abbiamo puntato sulla bandiera blu. Pescara quest'anno è stata una città che è stata molto appetibile dal punto di vista turistico, la città è piena, quindi noi dobbiamo mantenere questa caratteristica. Certo, un episodio delinquenziale, perché io lo definisco così, non si può definire altrimenti, accade e crea problemi alla comunità. Per adesso i problemi sono contenuti nel fiume, anche se comunque questa cosa crea danni incredibili, e speriamo che la bonifica sia una bonifica che contenga questi danni il più possibile. La squadra del Chieti giocherà su un campo innovato e curato grazie ai 66.000 euro stanziati dall'amministrazione comunale per la manutenzione del verde dell'Angelini, un ulteriore segno della grande attenzione riservata alle strutture sportive teatine. Il servizio. Ulteriori migliorie per lo stadio Angelini di Chieti dopo i lavori che sono stati fatti per migliorare anche la parte dedicata all'atletica. Adesso arriva il lavoro sul verde e sono stati infatti assegnati i lavori che riguardano il verde dello stadio Angelini. Assolutamente sì, ci tenevamo in maniera particolare, abbiamo espletato quelle che erano le procedure, abbiamo affidato il servizio di manutenzione del manto erboso per un totale di 66.000 euro alla ditta Garden Gardenia, che era la stessa ditta che ha gestito il manto erboso e la manutenzione dello stesso anche nella passata stagione. Abbiamo attraverso gli uffici espletato tutto quello che era l'iter, quindi partendo da un'indagine di mercato, e poi siamo arrivati però a puntare molto sulla qualità, a puntare molto su quei parametri che possano consentire alla squadra di calcio del Chieti di avere un manto erboso in condizioni ottimali per una stagione sportiva che si accinge ai nastri di partenza e che promette davvero molto bene. Ecco, noi siamo un'amministrazione molto presente, molto attiva, a supporto ovviamente di quello che è il tessuto sportivo cittadino. In questo caso ci tenevamo a regalare un manto erboso veramente di categoria importante, perché la città lo merita, e quindi abbiamo veramente corso contro il tempo per fare in modo che tutto fosse pronto per la stagione entrante. Inutile ricordare quanto sia importante il manto del prato per gli incontri di calcio. Assolutamente, è fondamentale, così come sono fondamentali i lavori che vengono effettuati dopo le partite in termini di ripiantumazione, in termini ovviamente di irrigazione, in termini di monitoraggio di eventuali batteri, eventuali funghi, insomma veramente è un lavoro certosino. Abbiamo puntato molto sulla qualità anche nei criteri valutativi e poi abbiamo affidato il servizio, e questo è stato veramente un lavoro importante che gli uffici hanno portato avanti anche a ridosso del periodo estivo, perché insieme al nostro sindaco ci tenevamo in maniera particolare e siamo felici di essere riusciti a predisporre il tutto in tempo, non soltanto per l'inizio della stagione ma anche per far sì che lo stadio possa essere quel fiore all'occhiello che la città merita, e noi su questo ci lavoriamo veramente quotidianamente. Torna nel prossimo fine settimana a Teramo Extemporanea, il festival della pittura estemporanea, in programma il 27 e 28 di agosto, oltre 150 gli artisti in concorso in questa che è la terza edizione. Vediamo. Dopo un anno di lavoro siamo pronti, il 27 si accendono le luci sulla terza edizione del festival, arriveranno gli artisti da tutta Italia come ogni anno per riempire una notte di colori. Al centro dell'evento non c'è il concorso ma ci sono gli artisti che riempiono la città, quindi i teramani, i turisti potranno godere dell'arte che nasce, questo è l'obiettivo del festival. Nella pre-registrazione sono 150 tra bambini e adulti, qualcuno potrebbe mancare o qualcuno potrebbe ancora iscriversi, come molti non vogliono la pubblicità iniziale quindi arriveranno all'ultimo momento, però comunque oggi Extemporanea è un evento conosciuto in tutta Italia, gli artisti non hanno più bisogno di essere invitati perché comunque è un evento di
riferimento sul panorama nazionale. Ci sarà una sezione dedicata agli under 12, bambini da 4 a 12 anni che potranno partecipare e dipingere, scarabocchiare, disegnare vicino a degli artisti e dei maestri. Questo è un gioco, ma tutto l'evento deve essere un gioco perché l'arte deve essere principalmente gioco, e i bambini messi davanti a, vicino, a fianco agli artisti, professionisti, creeranno una suggestione nuova. E poi c'è la sezione fotografi. Quest'anno stiamo invitando i fotografi a venire a Teramo a immortalare la notte dell'arte. Poi potranno post produrre l'opera e anche le opere scattate durante la notte parteciperanno a un concorso, e quindi ci sarà un premio durante la mostra che faremo a fine ottobre, fine settembre, a cavallo con ottobre. Si è conclusa ieri sera con un bilancio più che positivo la 40ª edizione di Spoltore Ensemble. Sono stati giorni pieni e ricchi di musica, arte e spettacolo, e anche eventi collaterali che hanno animato tutto il centro storico. Uno di questi, denominato Dimore, ha permesso l'esposizione di opere e installazioni che hanno fatto da cornice alle giornate di eventi. Vediamo. Albano Paolinelli è uno degli artisti che espongono nel progetto Dimore a Spoltore Ensemble 40ª edizione, ma soprattutto è la memoria storica per quello che riguarda la nascita di questo festival. In effetti abbiamo lavorato molto negli anni passati qui. Quest'anno, ecco, io partecipo con alcune mie opere a questo progetto Dimore, e devo dire che è una cosa molto interessante, anche perché mancando degli spazi dove poter esporre creare ecco un'esposizione interessante, ricca di artisti qualificati, hanno pensato bene a recuperare questi spazi, quindi questi spazi così dalle dimore del paese, del borgo, e devo dire che è uscita fuori una cosa molto interessante e brillante, perché ci sono degli artisti interessanti, poi con delle opere anche sulle piazze. C'è Dino Colalongo con un'opera molto bella in una piazza, quindi ci sono delle installazioni importanti, e insomma è uscita fuori in fondo una cosa molto molto delicata ma molto bella. Con noi c'è Maria Geni Rossi. Allora, parliamo un po' del vostro sforzo organizzativo per questa 40ª edizione di Spoltore Ensemble. Allora, questi luoghi suggeriscono automaticamente l'accoglienza di opere d'arte, in quanto sono luoghi di grande qualità storica, spazi, ambienti straordinari in cui l'arte reciprocamente si esalta, e quindi il luogo stesso ha suggerito e ci ha invitato ad organizzare queste mostre in luoghi diversi. In base alle tipologie anche delle opere è stato scelto il luogo. Sono luoghi spesso chiusi, non accessibili al pubblico perché spazi privati, e anche in questo caso è stata fatta un'azione di coinvolgimento del privato, e quindi abbiamo avuto questa disponibilità rara, perché spesso appunto i luoghi non sono visitabili, e di grande effetto per il pubblico, e quindi i visitatori sono stati tantissimi, e quindi anche il recepire l'opera d'arte è stato più facile perché il luogo stesso accoglieva sia l'opera che il visitatore. Ed ora lo sport, penultimo test precampionato per il Pescara, che ieri a Silvi ha fornito una prova deludente ed ha subito la prima sconfitta estiva ad opera della Parigrado Rimini. Ha deciso un gol nella ripresa di Santini. Il servizio. Nuova prova deludente precampionato per il Pescara, che stavolta conosce anche il sapore della prima sconfitta estiva, meno amara del solito perché non sono ancora partite ufficiali, ma tale da far scattare qualche campanello d'allarme, perché se ci poteva stare un piccolo incidente di percorso, l'1-1 di Città Sant'Angelo con la Renato Curi angolana, questo è stato bissato nel test di ieri al Lughetto di Febo di Silvi, dove il Rimini ha vinto di misura. E se il risultato conta ancora relativamente, la preoccupazione arriva da quello che la squadra ha mostrato sul campo, una prestazione povera con l'angolana, altrettanto povera contro il Rimini. Il Pescara stavolta se la vedeva con una Parigrado, ma sarebbe stato lecito attendersi dei progressi, che invece non si sono visti. Colpa dei carichi di lavoro ulteriormente dilatati per via del posticipo dell'inizio della stagione, o colpa di un organico non ancora completo? Magari entrambe le cose. Fatica, tanta fatica a fare gioco. Colai, schierato trequartista, ha provato a concludere, ma è stato troppo avulso dal gioco. Craia ha fatto
fatto fatica a far girare la squadra. Qualcosa di meglio ha fatto il partente Daloia nella ripresa. Le mezze ali Mora e Germinario sono apparse anche loro poco in palla e lì davanti non sono arrivati i palloni giocabili per Lescano e Cuppone, disinnescati con pochi problemi dai difensori romagnoli. Scarso il contributo in fase di spinta di Cancellotti e Milani. L'ex Pontedera ha macchiato il suo pomeriggio con l'errore sul gol di Santini al 12° della ripresa. È proprio Milani a tenere in gioco l'ex Padova su un rilancio all'apparenza innocuo di Averi. C'è da dire che la squadra di Gaburro, molto attiva sul proprio fronte mancino, non è stata affatto brillante in avanti, tanto che Plizzari e nel finale Sommariva hanno trascorso un pomeriggio da spettatori in campo non paganti, mentre l'estremo del Rimini Galeotti nel finale è stato sollecitato da un paio di iniziative di Blanuta, che ha provato a ridestare dal torpore il Pescara. Senza quell'errore lo 0-0 sarebbe stato lo specchio migliore di una gara noiosa che non lascia tranquillo Colombo, in attesa di recuperare Aloi, infortunatosi in una delle prime sedute con i nuovi compagni. Il tecnico biancazzurro attende rinforzi in tutti i reparti. Se in attacco e difesa servono giocatori che vadano a completare il settore, vicinissimo Brosco per il pacchetto arretrato, la principale esigenza è quella di un regista di personalità che faccia girare la squadra, un'altra mezzala con capacità di attaccare l'area e un trequartista di qualità, argomenti che saranno al centro dell'odierno vertice di mercato. Se Colombo e i suoi giocatori hanno tanto lavoro ancora da fare, altrettanto lo si può dire per la coppia Sebastiani dell'Icarri, che ha una decina di giorni per rafforzare l'organico. Ed ora la Serie D. Avezzano sconfitto ed eliminato dalla Coppa Italia nel turno preliminare, in vantaggio con Dos Santos nel primo tempo. I marsicani vengono rimontati dal Porto d'Ascoli, che si impone per 2-1. Nel turno successivo saranno dunque i marchigiani a sfidare il Chieti domenica prossima all'Angelini. Il servizio. Il Porto d'Ascoli batte e rimonta l'Avezzano e passa il turno in Coppa Italia. Gara giocata a porte chiuse in un Riviera delle Palme dal terreno decisamente in cattive condizioni. Tra gli uomini di Ciampelli manca Falli, indisponibile l'ultimo minuto, tridente d'attacco composto da Clerici, Pacchioli e Spagna. Nell'Avezzano in campo l'ex Alessandro Pendenza in coppia con Dos Santos. Parte bene il Porto d'Ascoli, che nell'arco di due giri di lancette si fa vedere dalle parti di Gerbic. Al secondo è Battista a provarci, ma il suo tiro è ribattuto dalla difesa biancoverde. Poi è Petrini a provare la conclusione, che deviata in angolo. Al 20° D'Alessandro colpisce di testa ad azione d'angolo, ma il pallone sfila sul fondo. Un minuto dopo si fa vedere per la prima volta all'Avezzano con una conclusione dell'ex Pendenza che viene parata a terra da testa. Trascorrono due minuti e i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio. Battista entra in area e calcia, ribattuto. Sulla palla vagante si avventa il giovanissimo Pacchioli, che coglie in pieno il palo. Al 35° con un lampo arriva il vantaggio abruzzese. Dos Santos difende palla alla grande, un pallone spalla alla porta e nonostante la pressione di Evangelisti riesce a girarsi e a scagliare un pallone sotto l'incrocio dove testa non può arrivare. La reazione degli uomini di Ciampelli è immediata. Al 39° ci vuole tutta la bravura di Gerbic per evitare il pareggio su una punizione ben calciata da Battista e indirizzata all'angolino. Nella ripresa rientra in campo un Porto d'Ascoli deciso a ribaltarla e già dopo 50 secondi si fa vedere con Battista, che serve Spagna, sponda per Pacchioli che spara alto da buona posizione. Al 10° ancora Battista che scende lungo l'auto di sinistra, serve Clerici che spara verso la porta, ma Gerbic è strepitoso a deviare in corner di piede. Dalla bandierina nasce il pari di De Rivieraschi. La palla giunge a Evangelisti, che ci prova da lunga distanza, sorprendendo Gerbic forse coperto. 1-1. Gli uomini di Ciampelli insistono. Al quarto d'ora è ancora il classe 2004 Pacchioli che salta tre uomini, poi serve Spagna, ma il suo diagonale è largo e si spegne sul fondo. Al 23° uno scatenato Battista serve in entrato Caprioli, ma Gerbic questa volta si salva. Si arriva al 31° quando Caprioli calcia una punizione dal limite, disegnando una parettoria beffarda che sorprende Gerbic, forse sorpreso da un velo di Pacchioli. L'Avezzano non ha più le forze per reagire e il Porto d'Ascoli si guadagna la sfida di domenica prossima all'Angelini contro il Chieti. Un messaggio che vi leggiamo in chiusura di TG. La Mediaset SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata TV6, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni politiche fissate per il giorno 25 settembre 2022. A tal fine informa che nella sede di Silvi, strada statale Nord 26, numero di telefono 085 93 0020, è depositato un documento
consultabile da chiunque ne abbia interesse, concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo per essere prenotati, le modalità di prenotazione, le tariffe per i messaggi politici autogestiti a pagamento determinate dalla Mediaset SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi. In chiusura vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con le prossime edizioni del TG6.